Amici detectoristi, buongiorno, sono Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Sono qui oggi per presentarvi un fantastico kit per la pulizia delle monete, ma non soltanto monete, anche votive, bottoni o tanti altri piccoli monili che possiamo trovare con il nostro metal detector. Come sappiamo, quando li troviamo sottoterra molto spesso sono incrostati di terreno e sono poco riconoscibili, molti dettagli non si vedono più. Avremo la possibilità con questo kit di andare a effettuare una pulizia molto approfondita, molto particolare, molto particolareggiata, e quindi riportare questi oggetti all'antico splendore. Come è composto questo kit? Tra l'altro, prima di andare avanti vi dico che questi oggetti che vedrete sono acquistabili anche separatamente o in kit parziale o in kit complessivo. Trovate tutti i dettagli in descrizione con i link alle varie schede prodotto. Iniziamo con il primo elemento di questo kit: la morsa per reggere le monete, le votive o gli altri bottoni o altri oggetti. Come funziona? Molto semplice. Ci sono delle svasature lungo i quattro lati della morsa di vari diametri, andiamo dai 15 ai 30 mm. Semplicemente, quando vogliamo pulire una moneta, andremo a scegliere la dimensione giusta. Andremo quindi a girare fino a trovare la dimensione giusta. Per esempio, in questo caso 15-23 è perfetta. Dopodiché una piccola rotazione del pomello rosso in modo da bloccare la moneta e potremo iniziare la lavorazione. Questo perché tenere la moneta o l'altro o gli oggetti in mano mentre si fa la pulizia, molto spesso ci cade la moneta, magari la possiamo rovinare un po' con le dita perché la teniamo male, oppure la sporchiamo. Quindi perché non affidarsi a questa morsa, che ci semplifica il lavoro? Secondo elemento del kit, assolutamente fondamentale, sono le matite, le crayon a André. Queste matite per la pulizia oramai sono diventate celebri in tutto il mondo, sono quattro come vedete, ognuna di loro ha una funzione particolare. Abbiamo due matite proprio con le punte, non scrivono, ma hanno delle punte davvero molto molto efficaci. Ne abbiamo una un pochettino più piccola per lavorare sui particolari e ne abbiamo una un po' più grande per lavorare sul grosso della moneta o dell'oggetto. Poi abbiamo questo fondamentale strumento chiamato scalpello o bisturi in gergo tra noi detectoristi. È realizzato con la punta in ottone, serve per togliere, rimuovere, diciamo, la parte più grossolana di incrostazioni di terra senza rischiare di rovinare la patina, perché la patina rende la moneta assolutamente affascinante. Rovinare la patina significa un po' rovinare l'oggetto. L'ultimo componente di questo set di matite è questo piccolo strumentino che ha due setoline, spazzoline all'estremità, sembra un po' un oggetto di make up, ma serve per pulire la polvere, la terra, mentre effettuiamo la lavorazione con le altre matite, e anche per uniformare tutto quanto il lavoro in modo da rendere ancora più bella la nostra moneta. Ultimo elemento del kit è questo liquido che serve per la pulizia delle monete o degli oggetti in argento o in mistura d'argento, quindi lega d'argento. Come si usa? È molto semplice. Quando abbiamo una moneta d'argento, che purtroppo sono delicatissime, proprio questo materiale è molto molto delicato, quando lo troviamo durante le ricerche, fate attenzione, non lo mettete insieme agli altri target, mettetelo in una scatolina separata, magari con della gomma piuma, in modo che resti isolato, perché la semplice frizione può far graffiare in maniera irreversibile la moneta, quindi la possiamo rovinare. Quindi, dopo averla trovata, portata a casa in maniera molto molto attenta, la metteremo in una piccolo contenitore, metteremo questo liquido, una quantità sufficiente, la terremo in immersione per circa una ventina di minuti, 20-25 minuti, il produttore raccomanda 20, io qualche minuto in più di solito lo tengo. Dopodiché andremo a sciacquare sotto l'acqua, possibilmente demineralizzata. Altro consiglio che vi do: prima di iniziare la lavorazione, tenete a bagno le monete, bottoni, le votive,
per 1 o 2 giorni in acqua demineralizzata, distillata o anche in olio di vasellina, perché questo permette di ammorbidire molto le incrostazioni e quindi vi faciliterà ancora di più il lavoro. Come vi dicevo, dopo aver tenuto in immersione per 20 minuti l'oggetto in argento, lo sciacqueremo con acqua distillata, acqua demineralizzata, dopodiché con un panno molto molto morbido, facendo molta attenzione, andremo ad asciugare e vedrete che la moneta ritornerà veramente splendida. Ragazzi, prima di farvi vedere proprio come si utilizzano questi strumenti, vi do qualche dritta su qualche altro piccolo oggetto che potreste procurarvi praticamente a costo zero per migliorare il lavoro. Innanzitutto qualche cotton fioc che vi permette di mantenere bagnata la moneta durante la lavorazione, quindi tenete accanto a voi un bicchiere con l'acqua, l'acqua distillata, l'acqua demineralizzata, ogni tanto bagnate e quindi andremo a mantenere sempre l'incrostazione umida, quindi si rimuoverà più facilmente e in più serve anche per pulire. Poi un'altra piccola dritta, rubate a vostra madre, vostra fidanzata, vostra moglie, a chiunque, oppure compratele ovviamente, dei dischetti per struccare. Sono questi dischetti che vengono utilizzati per rimuovere il make up, ma che sono davvero morbidi, perfetti per la pulizia e mi hanno semplificato davvero il lavoro. Ragazzi, non perdiamo altro tempo, mettiamoci subito al lavoro, andiamo a prendere la nostra moneta. Consiglio sempre di partire per fare un po' di pratica quando appunto acquistate il kit o acquistate anche soltanto le matite. Partite con una moneta di poco valore, magari una monetina da 200 lire, un qualcosa che appunto tutti abbiamo trovato con il metal detector, che però non hanno tanto valore. Fate pratica, dopodiché potete passare a delle monete un pochettino più importanti per noi, che quindi evitiamo di rovinare magari per imperizia. Un po' di pratica e poi si passa con la moneta che ci interessa. Ragazzi, quindi cosa fare? Andiamo a mettere la moneta nella morsa e andiamo subito a vedere come si utilizzano questi strumenti. Andiamo quindi a inserire la moneta nella morsa, nella posizione 15-23 è perfetta secondo me. Andiamo a scegliere poi uno dei due lati, ma la moneta praticamente è così incrostata che non si riesce neanche a capire che cos'è. Questa è una delle parti più divertenti. Andremo poi a serrare la morsa quanto basta per bloccare la moneta in posizione e possiamo iniziare a lavorarci sopra. Prima cosa da fare, direi sempre di ribagnare nuovamente la moneta. Prendiamo il nostro cotton fioc, lo imbeviamo per bene nell'acqua distillata e facciamo un lavaggio. Io ho tenuto questa moneta a bagno per un po', per una giornata intera, però l'incrostazione era così grande che è rimasta tutta quanta sulla moneta e assolutamente non so che moneta sia, cioè si intuisce ma non si riesce a leggere nulla, quindi cosa molto importante, andare a ribagnare per bene la moneta. Vedo già il cotton fioc che si è sporcato, quindi significa che la terra si sta iniziando a cedere. Poi con un dischetto per il trucco andiamo a fare questo primo passaggio di asciugatura e rimozione. Già vedo, mi tolgo gli occhiali perché così da vicino vedo meglio, che la moneta inizia ad essere lavorabile. Partiamo, visto che la moneta è, come dicevo, molto sporca, iniziamo con lo scalpello, quindi iniziamo a lavorare con uno strumento un pochettino più, diciamo, robusto e d'impatto. Mi raccomando, iniziate sempre dall'esterno
e andiamo così a grattare delicatamente. Si dovrebbe anche vedere dalla seconda camera la quantità di sporco, di terra che sto togliendo. La cosa importante, cercate di utilizzare, vedete, c'è questa parte, c'è la punta, e voi cercate di utilizzarlo dal lato piatto, come se fosse una spatolina. Adesso vorrei farvi vedere la differenza tra una metà che abbiamo provveduto a pulire con il nostro kit e l'altra parte invece dove c'è ancora, rimane ancora la terra. Utilizziamo poi di tanto in tanto anche la matita, quella con le due spazzoline, per andare a rimuovere sia la polvere che abbiamo generato, sia anche per andare a mettere in risalto alcuni dettagli, proprio con un'azione abrasiva. Possiamo anche bagnarla un po', la cosa che mi piace fare, anche con attenzione con queste spazzoline, perché la loro azione è formidabile, ma soprattutto sulle monete più delicate si rischia di andarle a rovinare. Più che altro si toglie la patina, ed è una cosa che sinceramente non vogliamo. La parola d'ordine di questo, di questa attività di pulizia e restauro, è delicatezza, pazienza, delicatezza, pazienza. Si inizia già a intravedere qualche cosa. State vedendo da soli come quanta terra sto portando via, anche se si tratta di un lavoro, come dicevo, guardate, era veramente tanta e molto ben incrostata. Quindi riprendiamo lo scalpello e si iniziano a vedere i primi dettagli. Si tratta di una moneta da 10 centesimi. Si tratta della 10 centesimi ape, famosissima 10 centesimi ape. Utilizzo adesso la matita con la punta un pochino più sottile per iniziare a lavorare sui dettagli, per esempio qui intorno al numero. Se poi voi volete dotarvi di una lente di ingrandimento, o alcuni utilizzano addirittura dei microscopi sia digitali che analogici, molto molto utili, perché vi permettono di avere sempre una visione molto dettagliata della moneta, non affaticarvi, e poi come per esempio nel mio caso, dove ho qualche piccolo problema di vista e faccio fatica a mettere a fuoco, quindi sarà ancora più piacevole e divertente. Stiamo vedendo come la moneta, da assolutamente illeggibile, stia veramente tornando ad essere bellissima, soprattutto senza aver eccessivamente compromesso la patina. E possiamo vedere quindi il risultato di un lavoro. Certo, poteva essere fatto sicuramente molto meglio, ancora più approfondito, però vorrei farvi vedere com'era il retro della moneta, farvi vedere la differenza tra questo, adesso metto un pochino meglio a fuoco,
Questo era come si presentava la moneta e guardate adesso quanto è bella e quanti dettagli in più si vedono. Si vede l'ape, si vede la scritta 10 centesimi, quindi senz'altro un lavoro che può dare grandissime soddisfazioni. Vi faccio rivedere quanto era sporca di terra e quanto invece la moneta adesso sia senz'altro molto più bella, molto più bella, e senz'altro ancora di più valorizzata nei suoi particolari. Possiamo continuare a pulire, naturalmente il livello di sporcizia e la durezza dipendono molto dal tipo di terreno dove ci troviamo ad operare, quindi anche la mineralizzazione del terreno tenderà poi a come dire, far diventare più porose. Qui ecco che sono riuscito a far vedere anche la data di questa moneta, che è 1935. E siamo giunti dunque alla fine di questo piccolo tutorial dedicato alla pulizia delle monete, votive, bottoni, quello che volete. Avete visto quanto è divertente e quanto anche è semplice da utilizzare questo materiale. Cos'altro aggiungere, ragazzi? Mi raccomando sempre delicatezza, pazienza. Io sicuramente ho tanto ancora da imparare e quindi se vi è piaciuto questo video lasciate non soltanto un like ma magari anche qualche commento dove mi date dei suggerimenti, le vostre tecniche di pulizia, perché voglio diventare un provetto restauratore, quindi aiutatemi anche voi a migliorare. E quindi ragazzi, vi ricordo, per acquistare questi prodotti potete trovare il link in descrizione, comunque potete sempre visitare il nostro sito www.detectorshop.it per trovare i migliori metal detector e i migliori accessori per il nostro hobby. E come dico sempre, da Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia, alla prossima!